Roberto Ciampetti, Presidente del Consiglio regionale. Intanto benvenuto da noi. Grazie per l'invito. Ecco, noi stiamo cercando di far conoscere alle persone il maggior numero possibile. Siccome siamo in streaming e poi YouTube si può vedere dappertutto, ma l'obiettivo principale è farlo, far conoscere quello di cui parliamo adesso in Veneto, cercando di approfondire le questioni che riguardano il referendum per l'autonomia del Veneto. E abbiamo ascoltato già un esponente di un comitato per l'astensione, e mi sembra che sia abbiamo dato la precedenza a chi parte in minoranza, diciamo. No, in minoranza. No, nel senso che sulle previsioni, no? Ecco, Presidente del Consiglio, facciamo intanto le domande classiche e poi vorrei approfondire alcuni temi che magari potrebbe interessare anche di più probabilmente. Certamente. L'accusa, allora, che il Veneto nativo o residente, come posso essere io, voglia una maggiore autonomia, penso che sia abbastanza scontato. È difficile trovare qualcuno che sia contro l'autonomia. È di buon senso, immagino. Ma penso che sia, poi se si guarda anche altre regioni con situazioni analoghe, penso che sia vicino a buon noi. Senso. Esatto. Molto vicino a noi. Sì, ma diciamo che in generale avere un'autonomia decisionale, se ben gestita, dovrebbe portare dei vantaggi. Certo, no? Questo certo. È, diciamo, l'obiezione che viene fatta da chi non è favorevole, pur confermando l'adesione al principio della maggiore autonomia, non è favorevole a questo referendum, è che sia essenzialmente una mossa politica promozionale per dire chiediamo il consenso popolare per andare poi a chiedere al contraltare, che è il governo, qualcosa che si poteva chiedere ugualmente in base alla legge dello Stato, in base alla Costituzione. Cosa risponde lei a questo referendum pro Zaia, no, per lanciare Zaia? È un referendum, è la domanda che devo fare, no? È un referendum dei veneti, non è di nessun partito, non è di nessuna persona, è un referendum dei veneti, una possibilità che diamo ai cittadini di esprimere il loro parere su cosa vogliono da qua al futuro o cambiare lo status quo, che immagino sia evidente che qualcosa non funziona appunto nel sistema amministrativo del paese Italia. Partiamo da indietro. Il Veneto nel 92 ha chiesto di fare il referendum. Il Veneto nel 2000 ha chiesto di fare il referendum, sempre negato. Questa volta o l'abbiamo difeso bene o c'era una congiunzione astrale che ha portato a questo, ma la Corte Costituzionale, quindi non l'usciere di Palazzo Chigi o il tassista di Roma, la Corte Costituzionale ha detto sì, potete farlo. Trattativa si poteva fare in un'altra maniera, eccetera. Il Veneto l'ha chiesto ufficialmente nel 2008, gennaio 2008, l'ha chiesto per due volte. Nel 2008 l'ha ribadito, l'ha chiesto nel 2009 anche col nuovo governo, più volte il Veneto ha chiesto di poter fare una trattativa, non c'è stata neanche la cortesia della risposta, quindi il francobollo che mi ha speso per mandare la lettera purtroppo è stato speso male. Io mi auguro che appunto il 22 ottobre i veneti capiscano che è importante una grande affluenza per dare peso la trattativa, e invece appunto dei quattro francobolli della fine del 2000 ci siano milioni di francobolli nel senso di schede elettorali che danno mandato alla regione, sia esso il presidente, la giunta, il consiglio regionale, di trattare per avere maggiori risorse e maggiori competenze. Questo è un fatto anche storico, culturale. Noi abbiamo dimostrato negli anni di saper gestire bene la cosa pubblica. Siamo la prima regione in Italia per efficienza della spesa pubblica, sia come regione sia come amministrazioni comunali. Quindi diciamo, abbiamo dimostrato di saper gestire bene i soldi pubblici. Siamo convinti che avere delle competenze che adesso vengono gestite dallo Stato possa essere un modo per gestire bene i soldi pubblici e avere anche servizi migliori, servizi che i veneti del terzo millennio vorrebbero avere guardando quello che succede in giro per l'Europa. Noi, insomma, viaggiamo spesso, vediamo cosa accade in altri paesi europei e capiamo e comprendiamo che c'è qualcosa che da noi non funziona. Siamo convinti che per certe competenze, come regione e come autonomie locali, sapremo farle meglio dello Stato. La seconda obiezione che viene fatta, no? Onestamente dico pensando, guardando indietro piuttosto che avanti, sì, sarebbe il caso di cominciare a guardare un po' avanti, no? Però vanno riportate queste obiezioni che hanno anche la loro credibilità, ma hanno la maggioranza che oggi governa il Veneto, che anzi da 20 anni, 22 se non sbaglio, sì, sì, governa il Veneto, è stata per parecchi anni la maggioranza omologa, certo, al potere a Roma, certo, e non ha ottenuto quello che oggi vuole ottenere. Perché i governi dello stesso segno politico non hanno fatto per il Veneto quello che oggi il Veneto con la stessa maggioranza vuol perseguire? Perché dal 2001 al 2006 c'era nel programma politico la devolution, approvata in Parlamento, portata a referendum confermativo, ha perso in tutta Italia fuorché in Lombardia e Veneto.
guarda caso, quindi quel programma politico. Nel 2008-2009 si arriva al governo come centrodestra. Nel programma politico c'era il federalismo fiscale e i costi standard. La legge 42 del 2009 dà mandato al governo di fare appunto i costi standard e mettere in pratica il federalismo fiscale. Il governo prepara tutto. Nel novembre 2011 il governo viene fatto cadere. Casca per caso? Non viene fatto cadere per caso, proprio perché c'erano anche nemici interni alla maggioranza che non hanno permesso di portare avanti il programma di governo promesso ai cittadini. Cade il governo, c'erano molti decreti attuativi pronti, molti. Monti, chi arriva dopo Berlusconi, Monti ne prende uno, Roma Capitale fa quello e tutti gli altri li accantona. Tra l'altro mettono in moto una società che si chiama SOSE, una società del Ministero dell'Economia e del Tesoro, che studia i costi standard, li prepara, i costi standard sono pronti, prontissimi, la legge delega viene fatta decadere. Passa il governo Monti, il governo Letta, il governo Renzi, che aveva la delega di poter applicare il federalismo fiscale e i costi standard, che avrebbe anche messo un po' in chiaro e magari messo in proiezione positiva chi spende male i soldi pubblici. La legge viene fatta decadere nel novembre 2014 dal governo Renzi nel silenzio più assoluto. Quindi qualcuno ha provato a cambiare le cose anche in maniera più incisiva rispetto a quello che stiamo facendo adesso, però non si è mai voluto portarle a termine, una volta appunto perché comunque la devolution non ha passato il vaglio referendario, l'altra volta perché appunto un governo legittimamente eletto viene fatto decadere e qualcun altro che arriva dopo lascia passare il tempo senza che la cosa venga chiusa. Mi permetto una cosa in più, qualcuno dice potevate trattare negli ultimi mesi, ricordo che fino al 4 dicembre 2016 il governo in carica voleva togliere competenze alle regioni, voleva togliere possibilità di fare leggi, gestire servizi, fare cose per i cittadini. Per fortuna appunto il referendum costituzionale sulla riforma Renzi è andato come è andato, quindi è stata bocciata quella riforma che toglieva agli autonomie locali la possibilità di fare cose per i cittadini e adesso l'iter del referendum nostro è stato piuttosto lungo, parte dal 2014, ci troviamo, ripeto, a fare una cosa che dia forza alla trattativa. L'autonomia, le fondamenta partono dalla base, partono dal territorio, le cose fatte dall'alto difficilmente riescono bene. Allora faccio una domanda che riassume le altre tre obiezioni e le chiedo di rispondere in maniera con flash, perché sì, dopo mi piacerebbe parlare, certo, del dopo, no? Certo. Che penso che interessi anche a lei. Certo. No? Altra obiezione, può essere marginale, ma viene fatta in questi... si spendono 15 milioni per promuovere il referendum, potevano essere usati meglio, va bene. Rispondo subito. Si punta a un maggior rientro più sostanziale, sì. Si punta a un maggior rientro di denaro verso il Veneto quando sono stati bruciati miliardi nelle banche vede, in cui non c'era una competenza specifica della regione, ma che comunque le forze politiche non hanno brillato certamente per presenza. Le parlo di quando avveniva. Questa stiamo occupando di far tornare più soldi, ma intanto degli 11 miliardi bruciati, perlomeno parlo delle azioni, non parlo degli altri, un 40% all'incirca sono veneti e sono stati bruciati. Sì. O meglio, dicevo una volta un mio collega di Roma, giornalista, quindi non è, diceva che i soldi non spariscono, hanno semplicemente cambiato tasca. Vabbè, questo discorso non la portiamo lontano. Magari sono tasche anche un po' più in là, verso dove nasce il Po, magari. Vi assicuro che sono anche sopra il Po, comunque. Anche no, dove nasce il Po? Ah, sì. Vabbè. Ecco, quindi questa era l'altra obiezione. Quindi, diciamo, era i costi del referendum, potevano essere usati per altre cose. Sì. Non c'è attenzione ad aspetti finanziari, non c'è una connessione precisa, ma questa accusa di assenza dei politici veneti, perché qui si parla comunque di un maggior peso del Veneto nella politica finanziaria, economica della regione. Sì. E Mattia, mi fermerei qua, quindi poi dopo, sì, ho detto tre, ma poi dopo non immediatamente ti do più, vorrei parlare dopo. Costi del referendum. Noi abbiamo chiesto nel maggio 2016 di poter accorpare il referendum con le amministrative del 2016. Abbiamo chiesto nel luglio 2016, nel settembre 2016, di accorpare il referendum con il referendum costituzionale. Abbiamo chiesto nel gennaio 2017 di poterlo accorpare con le amministrative 2017.
quattro richieste di Election Day, che permetteva di risparmiare moltissimo appunto di questo importo. In termini no, proprio monetari, proprio si risparmiava in maniera clamorosa. Anche in questo caso di queste quattro lettere, zero risposte, e sono quelli che adesso ci accusano di spendere 14 milioni. Oggi il presidente dell'Emilia Romagna, che dice, scusate, della Toscana, che dice si poteva fare qualcos'altro. È stato il vostro governo che ci ha impedito di fare Election Day e di spendere bene i soldi pubblici. Quindi mi dispiace, io rimbalzo al mittente queste accuse. Il campo delle banche, ricordo che presidente... non è competenza della regione, però appunto, i politici infatti, sono meglio, infatti, no? Ma infatti. Il presidente Zaia, quindi regione, indicò 3 anni fa a Popolare e Veneto Banca a dire guarda che forse è meglio unirvi per fare massa critica, eccetera. La risposta fu da entrambi i CDA, tu occupati della regione che non è competenza tua occuparti delle banche. Penso che Popolare di Vicenza fosse un po' più propensa ad accettare l'appello, no? Però la risposta, se andiamo a riprendere appunto sì, quello ufficiale, le risposte sono state fatti gli affari tuoi che non è competenza tua, okay. Proprio perché non è competenza della regione. Abbiamo fatto una commissione speciale di inchiesta prima che il Parlamento si svegliasse a fare, senza averne competenza, infatti qualcuno ci ha anche obiettato questo, anche qualcuno ha mandato anche risposto alla Corte dei Conti perché occupavamo il nostro tempo a fare queste cose. È una cosa che ha riguardato il Veneto, il lavoro che abbiamo potuto fare senza avere risposte che abbiamo chiesto in maniera importante sia Banca Italia sia i due CDA delle banche, purtroppo non è stata completata, forse ne faremo una suppletiva perché continuano ad arrivarci informazioni, però appunto la regione sulla competenza bancaria fino a questo momento non può fare nulla, magari qualche parlamentare so bene quanto lei crede a questa battaglia. Qualche parlamentare veneto poteva sicuramente metterci un po' più di grinta e magari, avendo anche la competenza, mettere il naso nelle cose che non hanno funzionato. Allora, andiamo un po', io faccio questo ragionamento, ripeto, che è nelle premesse, ma anche perché vedo anche che i comitati che sono nati alternativi alla proposta, diciamo, della Lega, della maggioranza del Consiglio regionale, sì. Ma nasce Lega questo progetto, c'è poco da fare? No, nasce trasversale. Comunque, sì. In Liguria non c'è un progetto di questo tipo, anche se la maggioranza, perché lì è sempre maggioranza analogo, ma con un capo invertito. Vabbè, sì. non la porto ulteriormente fuori. Ricordo, nasce nel 2014. Sì, non è una, sicuramente dove la Lega è comunque leader del governo, quindi nel governo locale, quindi certo. Veneto e Lombardia, questa richiesta nasce, dove insieme ad altri alleati questa richiesta ad oggi non nasce, sì. non, è una constatazione, sì. Quindi sì. Nasce con la maggioranza attuale, ma in cui la Lega ha una predominanza certo. assoluta, e questo può essere un merito o un demerito, ma è così, i numeri, è così. Se la democrazia vale, i voti li avete avuti, certo. e quindi vanno certo. gestiti, certo. quindi questa è la cosa. Che non sono nati, i comitati nati sono i comitati per l'astensione, tutti ci tengono a precisare che non sono contro l'autonomia, ma si potevano percorrere altre strade, vabbè, è una cosa lecita. Ogni tanto, parlando assieme nei confronti, si capisce che c'è un po' di confusione. Così, personalmente, come commentatore, ma anche come cittadino, apprezzo più il comitato per l'astensione che dice non siamo d'accordo con quel percorso, ne farei un altro, piuttosto che i comitati, cioè piuttosto che altri partiti di minoranza che, non trovando una loro proposta identitaria, dicono sì, però anche così via. Ora, questo però è un mio parere totalmente. Io preferisco un po' non entro nelle dinamiche di altri partiti, questa mia impressione. Sì. Chi dice no, si può fare diversamente. L'unico modo per dare un segnale a chi l'ha proposta e dire va meno gente a votare, questo potrebbe essere un segnale che sì, va da poca gente. Neanche può poi dire. Io preferisco questo tipo di posizione. Sono contro, non essendo contro all'idea dell'autonomia, però sono contro a questo modo di fare, io propugno il non andare a votare. Sì. Capisco molto meno, ma questa è una mia ignoranza, una mia incapacità sì. di capire, chi è per il sì, si accoda alla Lega e cerca di distinguersi, perché sì, un po' veltroniano, ho detto anche, sì ma anche no, insomma, vabbè. Quindi diciamo che è molto facile prevedere, poi dopo tutti speriamo, che il sì sia vinca. Magari poi andremo a commentare se vince col 60%, col 70%, parlo di affluenza persone di che voto, sì. chi va a votare, perché certo. non voto oggi
è facile immogliarlo, però quello può essere un momento di verifica. Sì. Sono andati a votare perlomeno quando le ultime regionali, a cui mettono dei casi, va bene se... Comunque, superiamo questa fase, che sarà un momento di discussione calcistica dopo, no? Qui tutti vinceranno e tutti perderanno, no? Vince il sì, perché questo diciamo, lei non è scaramantico, ma poi io penso che sia abbastanza ovvio. Il giorno dopo il sì, il Veneto non è autonomo, cioè diciamolo anche a chi ci ascolta. Inizia cosa succede? Inizia una trattativa con lo Stato, inizia una cosa che sarà probabilmente anche energica da portare avanti, però sarà più pesante, sarà più facile, sarà anche più comprensibile dai ministeri a Roma che il Veneto vuole maggiore autonomia, quanto più grande, quanto maggiore sarà l'affluenza alle urne. Quindi il peso e la facilità di trattare dopo arriverà anche da quanti veneti andranno al voto. Sì, la legittimazione, la trattativa sarà maggiore, sì. Rispetto a quello che diceva il comitato di astensione, io mi aspetto che appunto alla sera del 22, quando ci sarà un X% che non va a votare, quello per l'astensione dirà: ecco, questi sono tutti miei, parto da questa base, io mi presento alle politiche così, cioè io mi aspetto questo risultato. Invece questa cosa è trasversale. Ho appena risposto... Ho appena risposto a un messaggio da ragazzi che sono fuori per l'Erasmus, che vorrebbero votare, mi chiedono come possono mandare il voto per posta e non è possibile, bisogna votare nei seggi. È un referendum come tutti gli altri, bisogna essere presenti nel territorio, nel proprio seggio, dove c'è scritto... Il quorum è il 50% comunque, giusto? Assolutamente, noi abbiamo voluto mettere il quorum perché non poteva essere per una cosa così importante un referendum a scarsa partecipazione, quindi deve esserci una presa di coscienza che appunto il momento è importante ed è unico, ripeto, cioè, il Veneto ha già provato lustri fa Succede, dopo non siamo autonomi. Cosa succede? Parte la trattativa. Noi possiamo trattare. Parte prima una legge regionale, una proposta di legge regionale che. Sì. Ecco, mi spiega un po' tecnicamente, perché lei tecnicamente, è un tecnico. Tecnicamente le spiego. Nel 2012 noi avevamo già fatto 3 proposte di legge regionale per avere maggiori competenze. Le avevamo mandate in consiglio e i guastatori in consiglio c'erano anche in quel momento. Cioè, chi non voleva che questo Veneto potesse chiedere maggiori competenze, quindi sono rimaste insabbiate in commissione e gli unici che hanno chiesto che questa legge venisse discussa erano Zaia con 3 lettere mandate in consiglio, io che andavo in capigruppo per la giunta e ho chiesto 9 volte che queste cose venissero discusse, e invece tutti quelli che dicono adesso ma potevate trattare prima non hanno mai speso una parola nel chiedere queste cose. Una legge regionale che è già pronta, che chiede le competenze e le risorse in base ai costi standard per gestire queste competenze. Ci sono 3 competenze. Questa legge va approvata in consiglio e poi portata in Parlamento o come funziona? Questa domanda può sembrare sciocca, ma la gente non sa, quindi magari va portata in consiglio regionale e viene mandata in Parlamento. Nel frattempo il governo regionale tratta con il governo italiano per trattare appunto queste competenze. Quali sono queste competenze? 19 più 3? 19 più 3. Ora, le più 3 sono quelle che sono di competenza dello Stato che possono essere richieste dalla Regione. Quindi 19 sono di competenza costituzionale delle Regioni? No, 19 sono concorrenti, sui quali ogni tanto c'è confusione e che possono essere chieste totalmente dalla Regione. Okay. Mentre le 3 gestite dallo Stato possono essere chieste anche queste ragioni previste dalla Costituzione, che sono organizzazione della giustizia e della pace, norme generali sull'istruzione e tutela dell'ambiente, dell'economia e dei beni culturali. Ad esempio questa, se venisse in capo totalmente alla Regione, il rimpallo su cui doveva mettere i limiti sui PFAS non ci sarebbe stato. Avremmo avuto la chiarezza di chi decide. Noi abbiamo fatto la delibera la settimana scorsa perché il governo ci ha detto: ma fate voi intanto, prima che decida l'Europa, fate voi. Se invece questa fosse di competenza nostra, non ci sarebbero dubbi che spettava a noi. Invece, essendo in questo momento di competenza dello Stato, lo Stato può decidere di caso per caso se concederlo oppure no. Certo. Quindi queste 3 sono competenze nazionali che possono essere portate qua. E dico, anche sui giudici di pace potremmo fare qualcosina che almeno sgrava da una gestione discutibile della giustizia anche sui nostri tribunali. E poi ci sono le altre 19. Ce le puoi elencare rapidamente? Rapporti internazionali che ha degli impegni, con l'Europa e delle regioni. Commercio con l'estero.
tutela e sicurezza del lavoro, che in questo momento è concorrente, ogni tanto va lo Spisal, va qualcuno mandato dal giudice, è appunto infatti. Poi istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con l'esclusione dell'istruzione e della formazione professionale, che invece è già nostra. Competenza sulle professioni, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno dell'innovazione dei settori produttivi, tutela della salute completa, che in questo momento è concorrente, caso vaccini ad esempio, alimentazione, ordinamento sportivo, protezione civile, che in questo momento è concorrente, e mi pare che qualche problemino ad esempio in Umbria, Lazio, sì, Marche, sì, 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 ci sia nella gestione, sì, del terremoto, governo del territorio, che mi pare siamo anche innovativi con la legge consumo zero del territorio, che in Parlamento qualcuno ci sta copiando. Siamo in ritardo sulla scuola del territorio. Però appunto non siamo proprio l'Italia, ma questa regione mi pare sia innovativa e dia segnali importanti non solo in Italia, ma anche porti, aeroporti civili, grandi reti di trasporto e navigazione, ordinamento della comunicazione, penso che queste cose siano interessanti anche per voi, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, previdenza complementare integrativa, questa è una cosa che potrebbe svilupparsi molto nella nostra regione, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, questa è strategica, strategica per il bilancio della regione e dei nostri comuni. Ad esempio, tutto quello che è capitato sul patto di stabilità negli ultimi anni, che poi è stato per fortuna affrontato al governo dopo 5 anni di richieste, poteva essere fatto prima se era in capo nostro. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali. Altra cosa, questa ultima ma non ultima, secondo me, e questa penso sia anche di interesse suo, casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario agrario a carattere regionale. Qua non sto dicendo delle competenze che ha Banca Italia sulle banche nazionali. Sarebbe meglio togliere qualche competenza a Banca Italia. Abbiamo visto danni inenarrabili, danni inenarrabili, però sulle casse rurali, casse di risparmio, aziende di credito a carattere regionale potremmo avere anche le BCC, oppure certo, anche quando BCC saranno fuse, come no, dipende. Se hanno una valenza regionale, locale, sì. Quindi sono cose che, dico, abbiamo la presunzione di saper fare un po' meglio dello Stato. E sono cose che riguardano tutto l'ambito sociale e economico, ad esempio anche appunto le professioni, la ricerca scientifica, sono cose che la cosa principale... Ma ci teneva a puntualizzare questo aspetto, perché è capire autonomia cosa può significare, certo, perché non è una parola vuota. Faccio un piccolo esempio. Istruzione, l'istruzione. Penso che meglio del buono a scuola qualcosina potremmo fare. Non è molto semplice, scusi, perdoni. Infatti, lo so, per quello vado sul semplice. Io non sono della sua parte politica, però sono un libero pensatore. Non ci vuole molto. Un altro esempio. La competenza piena sull'istruzione ci permette appunto di avere all'inizio dell'anno un professore che si sa che è lì e ti rimane tutto l'anno scolastico. Sulle scuole materne, in questo momento lo Stato spende per ogni bambino in Veneto una cifra clamorosamente inferiore rispetto all'Emilia Romagna. Io non voglio quello che prende l'Emilia Romagna, ma il costo standard per poter gestire le materne, siano esse pubbliche o paritarie, che fanno un servizio pubblico, almeno come il resto d'Italia. Perché dobbiamo avere meno, visto che siamo pagatori netti del condominio Italia? Quindi ci sono cose che, se messe in ambito regionale, siamo convinti che qualcosina di meglio, qualche servizio migliore, una miglior anche utilizzo dei soldi pubblici, riusciamo a farlo, perché lo abbiamo dimostrato nelle competenze che adesso sono nostre. Una cosa, intanto la ringrazio. Poi, siccome siamo arrivati al punto che a me interessa di più, a me cittadino, sapere cosa potrei ottenere nel Veneto. Penso che anche sulla comunicazione, l'ordinamento della comunicazione, secondo me, interessa. Ma io sarei molto di più per il controllo della comunicazione, nel senso del controllo dei rivoli di soldi che arrivano alla comunicazione in maniera impropria, ma questo è un discorso molto... È dovuto a leggi nazionali, potremmo fare leggi nostre, perché senza che l'Agicom... Lei piace scrivere, ogni tanto ci manda, al di là dei comunicati, certo, ci manda riflessioni, cose che, certo, io le pubblico molto volentieri, perché sono su dei contenuti, per no? Però oggi manca, una delle cose che manca all'Italia è la cultura.
E nell'ambito della cultura c'è la cultura dell'informazione, perché noi ci approvvigioniamo a fonti non corrette, ma discorsi ampi. Competenza 18, promozione e organizzazione di attività culturali, piena allora, e non la cosa che dipendente. la voglio costringere a prendere un impegno, a Sì. un po', visto che questi punti secondo me sono questi quelli che sono su Certo. cui poi dopo la battaglia referendaria si andrà realmente a Si lavora, discutere. cioè dal 23 si lavora, non è che si preme un Io bottone le ed è tutto chiedo a l'impegno a posto. tornare qui prima del 22 di ottobre per Certamente. esaminare concretamente, magari con da Sì, sole e poi in confronto con alcun sì, altro, sì. su cose concrete, cosa vuol dire quel tipo di, che cosa la regione potrebbe fare e come potrebbe farlo, perché poi Assolutamente penso sì. che se la gente viene informata e sa di cosa si parla è Ma meglio. infatti quello che noi stiamo facendo in questi giorni è proprio informare i cittadini, perché un cittadino informato può scegliere vado, non vado, voto sì, voto no, ma l'importante è informarsi. L'ignavia, chi in questo momento non prende decisioni, sta a guardare cosa fanno gli altri, è pronto a brontolare al barman, poi non va appunto a votare, a dire la sua, è la cosa peggiore in questo momento. Quindi informatevi, sentite tutte le campane, sentitele tutte, sentite se qualcuno fa cortine fumogene invece di andare sul concreto, se qualcuno ha le risposte che ad esempio lei mi ha fatto, io penso, sia sulle richieste fatte, sia sui soldi del Oggi ho referendum. ospito, ma sai che non sono leggero. Se avessi Certo, avuto posizioni evidenti li avrei già fatte. perché proprio le abbiamo tentate tutte prima chiedendo di trattare e non ci ha risposto, poi chiedendo di fare l'election day per spendere meno soldi e non ci ha risposto. Noi stiamo applicando una legge regionale vagliata e approvata dalla Corte Costituzionale. Più all'interno e regolari così appunto della Costituzione, penso non si possa Comunque, essere. tanto per capire, tanto per chiarire, stiamo facendo un giro di opinioni, Certo. chiamiamole opinioni, sui vari punti. E qui sono più ospite che non critico. Certe cose sorridevo perché mi sembrano così ovvie che vanno spiegate, però perché non sono Sì, sì, scontate. sì. Ci Piacerebbe andare sui temi concreti, e questi sono i temi rivediamo fra concreti. qualche giorno Ecco, e tanto andiamo per sui precisare anche temi. per chi ci ascolta, e lo dico per correttezza, io ho detto prima, cioè a me piace votare. Sì, no, piace votare. Io ho detto prima, vorrei anche perché a me piacerebbe più se dovessimo fare una battaglia, il mio giornale fa questo, non si astiene. Se il mio giornale fa una battaglia lo fa prendendo posizione. Io ho detto che nella situazione attuale chi era per il no, forse è più apprezzabile chi dice uso come misurazione del no l'astensione piuttosto che il sì ma anche no. È chiaro che appropriarsi, come ha detto lei, di che tutti gli astenuti Me lo sono dei no, aspetto, io avrei ce lo preferito. Io scriviamo qua e avrei vediamo cosa dirà preferito, come c'è qualcuno chi alla dice sera del sì, ma ho 23. questa obiezione, avrei preferito, questo lo dico, nella situazione attuale preferisco un'astensione che si dichiara sono contro, però Sì. scelgo lo strumento, però non porterà una chiarezza al risultato, perché di Assolutamente. chi sono gli astenuti della storia che porta sempre meno gente a votare, e quindi colpa di tutti noi, chi informa male, il politico che si spiega male, il politico che oggi dice una cosa e domani dice un'altra perché fa comodo in base ai sondaggi, non parlo di lei, parlo in generale, no? Si parla un po', il sondaggio cosa dice, poi i sondaggi sbagliano ultimamente, no? E io dico questo. È chiaro che una posizione di no motivato avrebbe avuto un senso maggiore, perché alla fine Almeno siamo uno stati mostra la faccia. lavorare tutti per andare a votare. Certo. Poi chi è contrario a questa impostazione, che non vuol Anche dire perché. contrario all'autonomia, che è contrario a una certa impostazione, poi io voto no e preferivo un no ma anche piuttosto che un sì ma anche, così Certo, preciso un po'. ma anche perché proprio il referendum è uno strumento importante. Lei sa che sul referendum Trivelle ero uno di quelli Sì, che sì. si è spinto, ero vice coordinatore nazionale, eccetera. Il referendum è un momento in cui un cittadino può dire la sua e può influenzare e indirizzare il politico a tutti i livelli. Quindi è un'occasione che vi viene data, che il ragionamento vi ha dato. È la prima volta che capita a livello regionale un referendum di questa portata. È la prima volta che la Corte lo approva, lo acconsente. Cioè, Presidente, è io un'occasione. concordo con lei, però io la voglio riavere qui Ci su questi punti, torniamo. perché il referendum, noi non abbiamo la cultura svizzera, in cui i referendum si fanno per tradizione e si rispettano e si attuano. In Italia purtroppo la storia del referendum non è tanto positiva come lei La mi sta prossima volta dicendo, le farò un esempio no, anche sui nel senso che referendum in Italia costruttivi. tutti i referendum sono stati o disattesi o addirittura non fatti tenere, cioè l'ultimo sui voucher, no? Milioni di voti e poi dopo non si fa Poi perché per si il cambia la legge. Quello cavillo, sui trivelli a cui accennava lei, io certo. non sono convinto che sia venga applicato
nello spirito della... hanno modificato il quesito in una maniera clamorosa. Il referendum sul finanziamento pubblico dei partiti, poi sa cosa è diventato. Certo. Voglio dire, in Italia siamo così abili, siamo così bizantini, scusi, no? Che riusciamo anche a modificare quello che dovrebbe essere sponsor del referendum. Io no? frequento quindi, l'Europa... Facciamo interessano quei punti lì. Io frequento l'Europa costantemente, anche negli ultimi giorni. Vedo una cultura negli altri paesi europei che va, ok, qui in Italia non c'è. Io mi guardo e guardo specialmente appunto altri esempi positivi in Europa rispetto che confrontarmi con l'Africa. Quindi io mi auguro e spero che un referendum di questa portata e di questa valenza abbia poi il giusto canale per dare risposte. Perché... Faccio chiudere lei. Allora, perché? Perché ci stiamo scandalizzando tanto? Il cino non è sul referendum della Catalogna da discutere, a valutare, e nessuno ha mai detto niente sul referendum del Kosovo. Perché probabilmente gli interessi... Perché, ricordiamoci, è stato fatto un referendum e è uscito. Uguale, identico a quello nessuno catalano. Nessuno ha detto niente contro, no? E soprattutto... Quello catalano, io non sono per l'uscita o per... Io faccio questa osservazione dei poteri che ci sono su. La Catalogna è scandalo ed è incostituzionale. Il Kosovo, mi sembra che l'abbia fatto. E la sentenza della Corte dell'Aia e la sentenza dell'Aia sul Kosovo, che va applicata sempre, non solo per il Kosovo, dice che ogni popolazione, ogni realtà che fa l'autodeterminazione, anche diciamo senza riconoscimenti, deve comunque essere ascoltata. È una sentenza bellissima. Intendo poi vorrà l'autodeterminazione oppure no? Allora, no, noi siamo qui in questo momento, noi siamo qui in un contesto costituzionale, noi stiamo applicando la Costituzione. Se lo Stato centrale, come ho già scritto in questi giorni su alcuni giornali, se lo Stato centrale non dà risposte, sarà lo Stato che alimenta tensioni. È la stessa cosa accaduta in Catalogna. Cioè, statuto di autonomia approvato, concordato nel 2006, approvato nel 2009, sia in Parlamento catalano sia in Parlamento spagnolo, la Corte Costituzionale politicizzata lo ha fatto decadere. È lì che si alimentano le tensioni, è lì che scattano cose non difficili. Non c'è più la mediazione. Appunto, cioè, in questo caso noi stiamo facendo un percorso costituzionale che va ascoltato. Se qualcuno si prende la responsabilità di non dar seguito a questo referendum, andrà ad alimentare tensioni che poi sono difficilmente controllabili. Io la ringrazio della sua chiarezza soprattutto e ci rivediamo per parlare dei contenuti. Dei contenuti. Va bene? Benissimo. Grazie ancora. Arrivederci.